Andiamo a fare la colazione Mi da... porti a fare la colazione, Sì, amore? da Maric. Da Da Moric. Voglio Moric. Occhio alla testa che ci sono i sali. Tre. Due. Uno. Apri le gambine. Buongiorno, anzi in realtà buongiorno per voi, buonasera per me ragazze. Benvenute nel nostro, dovrebbe essere sesto video speciale 43.000 iscritti. Allora, sono quasi le 8 di sera, anzi in realtà sono le 8:06, 07 e noi siamo tornati a casa da pochissimo perché all'ultimo abbiamo deciso di andare al Carrefour. Voi sapete che io la spesa la faccio il lunedì, però siamo rimasti proprio a corto di tante cosine che in realtà prendiamo sempre al Carrefour. E mio marito ha detto: ma sì, dai, andiamoci a fare sto giretto. Siamo andati a prendere un po' di roba, abbiamo speso 50 euro. Però perlomeno ho preso tutte le cosine che ci servivano. Poi domani andrò a fare la spesa a Lidl. Ho già messo a fare le patate nella friggitrice ad aria perché così cucino, mangiamo la carne, la faccio ai ferri veloce veloce. Vi faccio vedere un pochino che cosa ho preso così poi noi mangiamo. Allora, ho preso queste patatine qua della marca Carrefour, che ovviamente l'ho già messa nella friggitrice ad aria. Poi ragazzi, abbiamo preso queste fettine di carne qui, voilà, coppa a fette senza osso, che adesso le vado a fare in padella velocissime. Poi ho preso per lo snack, diciamo così, di mezza mattinata o il pomeriggio, delle barrette, queste qua, i cereali senza zuccheri aggiunti, 69 kcal a barretta. Poi Marek ha voluto prendere questi qui che io ora non so neanche cosa. Ah, ok, sì, li mangiavo anch'io questi qua, i coconut. Ecco, ho voluto prendere questi e poi si è preso il mumu. Mi ha detto: mamma, io al pomeriggio o dopo cena voglio mangiarmi un mumu. Poi invece papà ha preso gli arachidi e il bitter rosso. Poi ho preso queste briochine, i flauti, che a Marek l'ultima volta che gliel'ho comprati gli sono piaciuti tantissimo ed erano, mi pare, in offerta 1,49. Abbiamo preso una Coca-Cola senza caffeina, i sacchi neri, quelli là grandi, e poi ragazze, da Carrefour c'erano i... Marek, abbassi un po' il volume, amore. Vi dicevo, da Carrefour c'erano a 2 euro 3 pacchi della pasta vogliello, quindi 2 euro per 3 pezzi, e ho preso, ne ho presi 6. Allora, ho preso i sedanini, questi qua da fare con aiuto, non mi viene il nome, con i legumi, e un altro pacco di sedanini. E poi ho preso delle mezze penne rigate, le farfalle e i tortiglioni, il mio solito latte di mandorla senza zuccheri. Poi cosa abbiamo preso? Il caffè Kimbo, questo qua. Poi ragazze, ho trovato la tisana al cioccolato e voglio assolutamente provarla. La provo e vi faccio sapere com'è. Puro cacao 95%. Sono troppo curiosa di provarla. Era in offerta a 2,15 euro e l'ho presa al volo. Sono stata un po' lì a guardarmi le tisane, ma in realtà io ne avevo presa anche un'altra, ma non la trovo. Adesso vedo se è finita da qualche parte. Poi ho preso le mie solite briochine della misura, i piselli, questi qua della Valfrutta cotti a vapore. Io adoro proprio quelli della Valfrutta, cioè tutti i legumi della Valfrutta secondo me sono i più buoni in assoluto. Poi abbiamo preso in offerta il tonno a 5 euro, questo qui della Mare Blu. E poi per Marek, perché è rimasto senza succhi di frutta, ho preso questi qua della marca Carrefour, mix di frutta gusto pesca per domani mattina, perché è proprio senza. Allora, appena controllato, è la tisana, avevo preso una tisana per i bruciori di stomaco, una cosa del genere, l'ho pagata, quindi le ho pagate 2 euro, poi in più stavo facendo controllare a mio marito lo scontrino perché non riuscivo a capire se effettivamente avevamo pagato 2 euro la pasta, perché poi mi è venuto il dubbio, ho pensato: ma non è che dovevamo prendere tre tipi di pasta uguale? Invece no, poi mi ha detto che è posto, ok, no, anche per non dire cavolate a voi in realtà, perché magari poi andate appunto al Carrefour per prendere la vogliello
e rimanete poi così un po' fregati. Quindi niente, allora, anche se questo video uscirà, sapete che non lo so se uscirà, forse sabato, e per me oggi è domenica, non so quando uscirà, aia, non lo so quando uscirà questo video. Comunque, la tisana, vi stavo dicendo, alla fine l'ho pagata, quindi la devo aver presa per forza, ma o mi è caduta in macchina nel cofano e non ce ne siamo accorti, oppure l'ho lasciata lì. Yeah! Vabbè, pazienza. Dopo, poi domani mattina andrò a guardare in macchina, adesso non abbiamo voglia di scendere. Niente ragazze, noi ceniamo e ci vediamo dopo. Ragazze, allora, rieccomi da voi. Abbiamo cenato e abbiamo... Opla! Mio marito ha tolto la tavola, ma devo fare i piatti. Sono nella cabina armadio perché oggi cosa ho fatto? Questa è la stanza più fredda della casa, comunque, cioè, nella cabina armadio fa proprio freddo. Detto questo, oggi cosa ho fatto? Ho messo via tutta la roba estiva, perché non so da voi, ma qui da me, ad oggi che dovrebbe essere il 10 ottobre, se non sbaglio, per me il 10 ottobre, fa proprio freddo. Cioè non si può più uscire senza giubbino neanche il pomeriggio che c'è il sole. Quindi qua fa proprio freddo. È arrivato il freddo, almeno io ho freddo, ma abbiamo freddo tutti. Comunque, allora ho tolto tutta la roba estiva e l'ho messa qualcosa nei sacchi, quelli là sottovuoto, la mia, perché avevo un solo sacco sottovuoto, e l'altra l'ho messa nei cassoni, quella là, nei cassoni, nei contenitori di Ikea, gli Sklum, mi pare che si chiamino, quelli che avevo comprato un po' di tempo fa, forse l'anno scorso, o 2 anni fa, ora non ricordo più, no, l'anno scorso, 2020, febbraio 2020, e l'ho messi sotto il letto. Però vorrei comprare altri sacchi sottovuoto così da avere un pochino più di spazio. E ho messo via praticamente tutta la roba estiva. E ho messo fuori tutta la roba autunnale e invernale. Aspettate che... E praticamente ho sistemato un po' così. Lì mi è rimasto l'ultimo sacchetto delle cose inverno da lavare. Così poi ho finito, vi ricordate che ne avevo tantissimi, finalmente ho finito, non li ho fatti tutti insieme. Però dai, mi rimane una busta dove la maggior parte delle cose sono sciarpe, cappelli, cappellini, cose varie. Qui ho messo i tappeti e le cose del lavoro di mio marito. Questo è il reparto mio marito, dietro è il reparto lenzuola che prestissimo verrà tolto da lì e metterò nell'armadio che ho in cameretta di Marek, che sto liberando pian piano. Qua ci sono le cose dell'estate per la piscina, per il mare, devo metterli nello sgabuzzino che abbiamo qui in camera da letto. Dietro ci sono delle decorazioni, tutte cose da sistemare e da mettere sempre poi nello sgabuzzino. Aspetto che finisco di mettere via le cose autunnali, faccio una scatola. Qua ci sono i miei vestiti da cerimonia e non, dietro ci sono tutti gli scatoloni con le scarpe. E questo è il reparto mio, diciamo, delle mie cose, un po' messe qui, un po' messe qui, quelle tutto da stirare. E qua ragazzi ho messo, vabbè, questa è la roba che ho addosso oggi, qui ci sono le mie borse, alcune, altre ce le ho giù che le devo mettere a posto. E questo è il mio reparto, quello di mio marito. Quindi dai, ho sistemato abbastanza, voi non avete idea del macello che c'era qua fino a stamattina, praticamente fino ad oggi. Mi sono dedicata alla cabina armadio e stop, non vedo l'ora di farmi fare i mobili su misura da mio papà. Adesso è uno dei prossimi progetti perché non ne posso più, non possiamo vivere così, che non abbiamo spazio dove mettere le cose con questi 4 mobili che sono proprio inutili, ragazze, davvero io non ce la faccio più, non abbiamo un appoggio, non ce la faccio, è impossibile. Poi ho bisogno di chiudere. Perché è vero che la cabina cioè è una cabina armadio, ma comunque secondo me le cose vanno chiuse, perché si forma la polvere, entra la polvere e non mi piace. Io questa cosa non ci avevo pensato. Mi fa piacere avere uno spazio così grande, perché comunque lì ci metto gli stendini, l'asse da stiro, ed è perfetto per me, perfetto per le mie esigenze, ma ci vogliono dei mobili su misura, chiusi, basta, non ce la faccio più. Ora vi faccio vedere qua, guardate. Questo, ragazzi, è tutto decluttering, buttato lì alla rinfusa. Ma è tutto decluttering, cose rotte, bucate, con i pallini, consumatissime, addirittura una tovaglia con la muffa, cioè di tutto, ho trovato di tutto, quindi tutte queste cose andranno via e poi domani le sistemo meglio. Ci sono anche le cose di Marek, che sono stra indecisa se tenere per un prossimo bimbo o prendere e ciaone. Vi spiego il perché... È inutile che io tengo tantissime cose, ragazze, se anche dovessi avere un altro bambino, che è comunque uno dei nostri progetti futuri, non imminenti, assolutamente, passano, prima che lui metta questa roba, tra la gravidanza, tra che cresce 5, 6 anni, 7 anni,
Cioè, chissà che fine fa quella roba. Quindi devo chiedere ad Anna se vuole qualcosa per Lorenzo, ma idem per lei, penso. Cioè, ha già la roba di Edo, non vorrei darle troppa roba, perché poi veramente uno non sa dove metterla. Per quello anche non gli ho mai chiesto in realtà. Comunque gli chiederò, ma so già la risposta, perché so che Anna è strapiena di roba, è come me, proprio per i bambini abbiamo di tutto e di più, e ha già tutta la roba di Edo, quindi non penso, però io proverò a chiederglielo. E non ho nessuno che ha bimbi maschi, perché tutte le mie cugine hanno tutte fatto la femminuccia, cioè, quindi hanno tutte femminucce, e l'unica che ha il maschietto sono io. Per cui, niente, vediamo, non lo so, ci penso un attimino, perché poi la roba è nuova, ragazzi, è roba nuova, davvero, perché i bambini quanto la sfruttano. Io le cose rotte, bucate, macchiate, dove le macchie non vanno più via, ok, prendo e le butto via direttamente, cioè, se sono rotte, bucate, strappate, non ha senso tenerle, ma le cose buone, mi dispiace proprio, però... Manco per fargli prendere la muffa in garage, parliamoci chiaramente. Niente, ragazze, io adesso metto a posto le ultime cose, piego l'ultima asciugatrice, poi noi ce ne andiamo a nanna e ci vediamo fra poco per voi e domani per me. Kiss! Ah, oh, primo caffè della giornata. 2 giorni dopo, ragazze, ieri non ho registrato nulla perché è stata una giornatina abbastanza impegnativa. Poi il pomeriggio sono andata a prendere Marek e sono andata a casa di mio fratello. Abbiamo iniziato a pulire un po', perché vi ho raccontato nell'ultimo video che mio padre ha la testa dura, molto dura, e non ha voluto acquistare i teli. Io non sporco niente per terra, non vi preoccupate, faccio col pennello, io non sporco niente, non cado neanche una goccia, oltre a essere caduto il secchio direttamente della vernice, però vabbè, poverino, quello gli è cascato dalle mani, la vecchiaia sta perdendo colpi, mio papà, ovviamente scherzo, no, non è vero, non scherzo, sta perdendo colpi davvero. Comunque, gli è cascato proprio dalle mani. In più, non ha usato il pennello, ha usato il rullo, perché lui sa che col rullo fa prima, però sa anche che col pennello gli viene meglio, ma voleva fare prima. Insomma, mio papà è così. Quindi, ha sporcato tutto casino. Mio fratello, che poi il bianco l'ha dato mio papà in cucina, in camera da letto, e poi mio fratello ha finito la camera da letto e si è finito da solo il corridoio. Mio fratello ha sporcato più di mio padre, ovviamente, ma figuriamoci. Quindi ieri a grattare bene i pavimenti, tutti e due. Insomma, mio fratello ha detto, io avrei speso molto volentieri quei 3 euro di teli. Però vabbè. Siamo fatti così. Io parlo, ma sono uguale a mio padre. Io ho lo stesso carattere di mio papà. C'è poco da fare, siamo uguali. Quindi critico, ma come se stessi criticando me stessa. No, non sto criticando, anzi... Avere un papà come il nostro è una cosa non preziosa, di più. Mio padre è una perla rara, è un po' burbero, è un po', come posso dire, è sempre nevrotico, ma esattamente come me, però è un amore, cioè lui, il suo amore lo dimostra nei piccoli gesti, cioè, io non vorrei un padre diverso dal mio, ve lo dico molto sinceramente, mi vengono sempre anche le lacrime quando ne parlo, ma come, perché sennò poi si offende, non vorrei neanche mai una mamma diversa dalla mia, vabbè, ma mia mamma è la numero uno, è speciale in tutto, quello seriamente. Se io sono così, è grazie a loro due, quindi, detto questo, se no piangiamo per niente oggi, va così, dal nulla. Niente, ragazzi, sono andata a fare la spesa e mi sono dimenticata i sacchetti a casa, quindi ho dovuto utilizzare i sacchetti che vendono a Lidl. Ho speso quasi più di sacchetti che di spesa, però vabbè. E devo ancora metterla a posto, ho messo a posto solo i congelati, così da essere tranquilla. Poi mi sono fatta il caffè, perché stamattina non l'ho preso.
Perché come al solito con Marek abbiamo fatto tardi, però stamattina è colpa mia, mi sono svegliata, mi sono lavata i capelli, ho fatto tutto e poi l'ho svegliato tardi, quindi abbiamo fatto, no tardi, siamo arrivati a scuola in tempo precisi, però abbiamo fatto tutto di fretta, quindi ho mangiato una briochina integrale e un bicchiere d'acqua. Marek ha fatto la colazione normale, mi ha detto ma sì, poi dopo mi prendo il caffè, dopo mi prendo il caffè, mi fermo al bar, non mi sono fermata, sono andata in comune a pagare la mensa, sono andata a fare 75 milioni di cose e non mi sono presa il caffè, adesso finalmente mi bevo il caffè e poi metto a posto la spesa. Al Lidl ho anche preso i lampadari per mio fratello, perché come vi ho detto gliene servono 5, ma 2 ce li ho io, sia per la camera da letto che per il cucinino, e lui invece si è voluto comprare, io l'ho preso io, ma cioè mi ha delegata, li ho visti al Lidl, gli ho detto che faccio, te li prendo, mi ha detto sì sì prendili, costavano 15 euro l'uno e dopo ve li faccio vedere, ce li ho in macchina perché li devo portare da lui e ho fatto che prenderli, sono uguali ai miei, identici a quelli che ho io, questi qua guardate, ecco adesso con la luce accesa non è che si vede benissimo, comunque io li ho presi alla prealpina, li ho pagati 25 euro se non sbaglio, quelli del Lidl sono uguali e costavano 15. E in più dentro, mamma mia la mazza, e in più dentro ci sono anche le, già le lucine, le lampadine, quindi mi ho detto che faccio, te li prendo, mi ho detto sì, prendi, tanto comunque lui la sta ragionando un po' come me, adesso vuole avere tutto ordinato, quindi anche i lampadari, perché vi ho detto, mio fratello e come me siamo molto uguali, questo grazie a mia madre, non ci piacciono le cose boh, metti, lasci il turzolo, come si chiama, arrangiato, non ce la facciamo, vi ho detto io piuttosto compro una cosa che costa poco, poi quando ho due soldini in più piano piano me li cambio, e anch'io sono così, lo sapete, questi li ho messi perché non ce la facevo vedere un lampadario diverso dall'altro, oppure lasciare la lampadina appesa, non mi piace, e lui ha detto spendo pochino, però ce li ho, sono in ordine, l'importante è quello, e niente, quindi... Io ho preso questi lampadari e vediamo, vediamo più insieme come sono. Glieli metterà mio papà, penso mercoledì che domani, no, forse giovedì, vediamo. E in questi giorni dovrebbe arrivare anche la corrente, quindi possiamo fare più cose. Io volevo portare anche la vaporella per pulire bene i pavimenti e vediamo un attimo. Niente ragazzi, io mi finisco il caffè e metto a posto la spesa. Quanto chiacchiero? Chiacchiero troppo secondo me. Fatemi sapere, ma chiacchiero troppo? Mi sto preparando la vellutata di zucca e carote che ho preso oggi al Lidl. Ci vogliono circa 10 minuti in totale e poi è cotta. Mi aspetto ancora un pochino. Ho preso anche quella di la vellutata piselli e zucchine. In più ragazze voglio farvi vedere che ho preso questo preparato per dolci senza glutine. Questo qua. Guardate. Eccolo qui, e
Di fianco ci sono scritte anche delle ricettine che sembrano semplicissime. Basta utilizzare, per esempio, per fare i muffin con le gocce di cioccolato, 500 g di preparato per dolci, che è questo qua, 4 uova, 250 g di burro e 50 g di gocce di cioccolato. C'è tutta la preparazione scritta, tutte qua. Poi c'è la torta paradiso e la torta al cioccolato. Io voglio provare assolutamente la torta paradiso, magari per la colazione, con questo mix di farine senza glutine. E poi sicuramente proverò anche i muffin, poi magari anche quella al cioccolato. Niente, l'ho presa, ero curiosa, l'ho presa. Mi mangio la mia vellutata di zucca e carote e basta. Ho fame, sto morendo di fame. Ah, in più vado a tostare anche due pezzetti di pane per fare i crostini. Oppure potrei mettere le gallette di mais. Metto le gallette di mais, che è meglio. Che è meglio. Buon appetito. Ovviamente quella fatta in casa, io quando la faccio viene super mega buonissima. Ma diciamo che ho comprato questi più che altro per quando sono da sola, vado di fretta o non ho voglia di cucinare, ce li ho lì pronti ed è qualcosa di sano. Ragazze, io adesso chiudo qui il video perché non voglio farlo venire troppo lungo. Oggi pomeriggio andrò con mia mamma e probabilmente anche mio fratello da Mondo Convenienza ad ordinare la camera da letto per lui. L'ha già scelta, me l'ha fatta vedere dal catalogo e mi ha detto: guarda, se io non riesco perché finisco troppo tardi, vai tu con mamma e me la ordinate. Così gli arriva, speriamo, entro fine settimana, perché comunque ha già chiamato per fare l'attacco della luce e se tutto va bene entro 2 giorni dovrebbe arrivargli. Così il prima possibile si trasferisce, tanto abbiamo già finito di imbiancare, manca solo il bagno che dovrebbe farlo in questi giorni. Oggi non riesce sicuramente, se riesce va domani e così poi lo puliamo bene, anche se in realtà io il bagno volevo pulirlo benissimo lo stesso e poi al massimo si copre con i teli, sì. Così non si sporca troppo e può imbiancare. Tanto bene o male ha fatto tutto bianco, esattamente per come era prima in realtà. Anche lui piace uno stile abbastanza semplice, come me. E anche lui piacciono un sacco i mobili bianchi con il color legno. Allora, la camera da letto, ne ho vista una, molto carina, semplice, basica, niente di esagerato. E anche abbastanza economica, anche perché sta andando a vivere da solo adesso, le spese sono tante, quindi va sulla cosa abbastanza economica. Voi direte: avete il papà falegname, potrebbe fargliela lui. Sì ragazze, ma anche se abbiamo il papà falegname, il materiale, cioè non è che glielo possiamo far pagare a mio papà, e il materiale costa tanto, gli conviene di più andare da Mondo Convenienza quando... e sinceramente per adesso va benissimo così e basta. Quindi andremo a scegliere la camera da letto. Io ne ho vista una bianca e color legno che è davvero bellina, però a lui gli piace di più un altro tipo, simile ma di un altro colore. E basta, quindi se riesco vi porto con noi a fare un giro da Mondo Convenienza oggi, ma vedrete tutto nel video di domani, che poi domani ragazze sarà l'ultimo video speciale 43.000 iscritti. E poi lunedì uscirà comunque un altro video e sarà un video, cioè... ricominciamo la settimana lunedì, mercoledì e venerdì. Niente ragazze, vi lascio davvero perché sto parlando tantissimo in questo vlog. Vi mando un mega bacione, ci vediamo domani con l'ultimo video speciale 43.000 iscritti. Buon weekend, perché per voi sarà sabato mentre per me è ancora martedì, il mio weekend è ancora lontano. Ciao.